Allora, Alf, siamo qui. Serata di cabaret, però tu mi hai detto, posso dire qualcosa prima di iniziare? Sì, voglio... Perché cosa hai visto? Dici cosa hai visto, perché dobbiamo iniziare, dai. Partiamo alla base. Sì. Io voglio sapere, in mezzo a voi, quanti ospiti ci sono che sono settentrionali? Nessuno. Potete alzarvi in piedi. Quei sette ospiti. Non dobbiamo far nulla, solamente in piedi, per vedere... Quanti di voi siete? Bravi. Settentrionali. Bravi. Perfetto. Allora, fatevi un applauso. Forte. No, sono settentrionale però. Perché la serata è difficile per noi, sto scherzando. Ok. Ah, accomodate. Quanti sono di centro? Quanti sono meridionali? ma pare, ciao Darwin. No, perché? Volevo dire una cosa che ho notato. Bravo. Una cosa che ho notato nel tempo facendo questo lavoro. Allora, praticamente il discorso è molto semplice. Il mondo è pieno di differenze, no? Il mondo è bello perché è vario. Ma la principale differenza... No, ciappa di una campanana. Eh? Ciappa di una banana. È troppo morbida. Ma io dico... Il mondo è bello perché vario, perché? Perché ci sono tante differenze. Ma la principale differenza, dov'è? Le differenze ci sono sempre state e continueranno ad esserci, tra i meridionali, sì, e i settentrionali. Ma io, c'è... No, aspetta, non c'è differenza. No, c'è stati, mo ti spiego. Ah, la sei tu, però io non ne vedo differenze. No. Differenze, sì. E c'è un momento però storico. Sì? Dove meridionali e settentrionali si ritrovano tutti quanti nello stesso posto. Che periodo è dell'anno? Qualcuno di Napoli ha detto August, che sarebbe agosto. In estate. Perché? Perché andiamo tutti quanti al mare, ci vediamo tutti quanti in spiaggia e siamo tutti quanti insieme. Chi prende il sole, chi legge il giornale, chi si fa un cruciverbo, chi si fa il bagno, siamo tutti uguali. Eppure io vi dico che c'è un momento del giorno, sì, non vi sto parlando del tipo della spiaggia di Salento, ma parlo della spiaggia libera, ok? Sì. C'è un momento del giorno nelle spiagge libere, dove tu noti proprio la differenza tra i settentrionali e i meridionali. E qual è? Che momento è? Allora lo sapete! Fatevi un applauso, bravi, lo sanno anche loro. Perché a pranzo cosa succede? Perché cosa ci ha insegnato la mamma settentrionale? Cosa ci ha insegnato? Che cosa si mangia in estate? Ecco il mostrito aperto. D'estate si mangia tanta verdura, tanta frutta e si beve molta acqua. E quindi la scena che tu vedi solitamente in spiaggia è questa. Parte la mamma settentrionale dal fondo della spiaggia che va a chiamare la figlia che sta facendo il bagno, la figlia settentrionale, lei cammina, mi scusi, a passi di danza sulle punte, mi scusi, arriva in acqua, arriva al mare e con un filo di voce chiama la figlioletta facendo più o meno così, Teresa. Ma dai, vieni su che la tua bella insalatina è pronta, già bella che ti aspetta, che dopo devi andare a fare lo snorkeling. Si alza Teresa, 14 anni, peso 14 kg, ha preso un chilo all'anno, arriva sotto il sombrellone, le danno il piattino con l'insalatina e Teresa con la capretta. Beh! La stessa scena si verifica con la mamma meridionale, lo dico perché io sono napoletano, quindi so come si fa. La mamma meridionale parte più o meno, a mamma meridionale partiamo dal presupposto che in spiaggia sta nervoso. Non si sa proprio. A mamma sta nervoso, non è successo niente, sta nervoso. Nessuno lo... Ma il caldo stanca, sì dai, ci sta, ci sta. Girano le palle. La mamma meridionale parte dal fondo della spiaggia e si aggira tra gli ombrelloni facendo più o meno così. Scusate, la devo andare a prendere. Arriva in acqua e per chiamare la figlioletta con un filo di voce fa più o meno così. Teresa! Teresa!
Teresa, la signora. No, non si più Teresa. Signora, lei non si chiama Teresa, no, non sta chiamando. E poi, la cugina di Teresa. E poi ha un gesto meraviglioso. Fateci caso, la mamma meridionale quando deve dire qualcosa da lontano mette questo. È il mirino. Serve per incanalare la voce e la fa arrivare al diverso interessante. E più o meno quello che succede è questo. Ma tu non muovere che c'è sempre un problema, che stiamo scudando tutto, ma non abbiamo già questa tua che c'è problema, ma tu sono già stato il mondo, ma si sciava proprio! Bene. Qualcuno si immedesima. Tutti, credo. Si alza la Teresa meridionale. 14 anni, pesa 140 kg. E povera bambina. Ha preso 10 kg all'anno. Si alza la Teresa meridionale, bella, viena, viena. Arriva sotto l'ombrellone. Certo. E a mezzogiorno, sotto l'ombrellone dei meridionali, succede qualcosa di strano. Non è più un ombrellone, è un agriturismo. Si aprono quelle borse frigo e da quelle borse frigo esce di tutto. Esce il frigorifero proprio, dalla borsa frigo è come la borsa di Mary Poppins, cioè esce un frigorifero, la cucina a gas, un brasier, un barbecue. E quando iniziano a mangiare esce i cannelloni, la lasagna, i cotoletti, i polpette. E per sciacquare un pochettino le intestine tra una cosa e l'altra, l'insalata che sgrassa. Bottiglie di vino a go-go, e puntualmente c'è sta sempre una cosa che a noi meridionali, soprattutto napoletani, non deve mancare. Il menù è basso. Benissimo, io non ho casa mia. Se ne state zitto, lo dite, raga. O puparolo un buttino. Ah, perfetto, e qui è partito anche l'applauso. O puparolo un buttonato. Io che non so che cos'è. Per tutti quelli che vivono da Caserta in su, sì. Per tutti gli abitanti da Caserta in su, o puparolo un buttonato altro non è che il peperone ripieno. Che tu dici, ma perché non lo chiami peperone ripieno? No, perché puparolo un buttonato rende maggiormente l'idea. Perché tu quando senti un buttonato ti dà proprio quella sensazione dell'olio che scorre. No, buttonato, te lo senti proprio che attaccare addosso. Tutto. E per pulirti non usi il tovagliolo. Come on! E dopo che hai finito di sistemare anche i capelli del buttonetino. E a capo tavola immancabile lui. O nonna. Giusto. Generalmente disposto più o meno così. E ciabatte che li lascia port ca formine di dinarind o permutine beige, perché un nonno non si può un bagno, e la canottiera per non prendere sole dietro le spalle, che nel frattempo rigorosamente bianca che nel frattempo con tutto quello che ti sei mangiato e ti è caduto addosso non è più una canottiera, è il menù. E dopo che hai portato anche per mangiare un capretto rigorosamente vivo, perché prima ci giocano pochi bambini e poi si butta su fuoco. E dopo che ti sei mangiato una buccia con tutto un molone con tutta la buccia e con tutta la busta che lo portava, succede questo. Una cosa meravigliosa. La Teresina del Nord va a chiamare per giocare la Teresina del Sud. Su questo vorrei fare una piccola premessa. Tante volte noi diamo dei messaggi soprattutto ai più giovani, perché sono quelli che, dai quali devono apprendere, perché si devono ancora formare. Io non sono nessuno, mi permetto solo di dare un messaggio stavolta, ma ai più grandi. La cosa più bella di quando siamo bambini è che giochiamo tutti quanti insieme, perché alle differenze noi non ci crediamo. Quindi io inviterei veramente chi è più grande a dare voi stessi questo messaggio ai più giovani. Ogni tanto ritornate bambini, perché le differenze non esistono, perché non c'è cosa più bella di giocare tutti insieme. Bravo, bravo. Scusate, grazie. Dunque dicevo, quindi siamo arrivati alla Teresina. Alla Teresina del Nord che va a chiamare la Teresina del Sud. Ah. Si avvicina sotto l'ombrellone della Teresina del Sud e fa più o meno così. Teresa, che parlo con la mamma adesso. Teresa,
vuoi venire a fare il bagno? La guarda, Teresina adesso sta ancora con panina innanzi. Che botta! Che la Teresina adesso ti è appesantita dal menù, ovviamente, dopo un po' parla basso, inizia a parlare a rutti più o meno. Che botta! Ma dai, vieni che facciamo il bagno. Il bagno? Ma tu hai mangiato? Sì. Io ho mangiato. E che hai mangiato? Ho mangiato una bella insalatina. E quindi sei pronto per fare il bagno? Sì. Quindi tu dopo 2 ore sei pronto con l'insalatina? Sì. Fa una cosa. Tu avviati. I momenti. Perché per aspettare tutto quello che mi sono mangiato io non ci vuole la digestione, ci vuole lo sviluppo! Grazie! Signori Alfi!